back straight lungo, arriviamo nell'ultima curva, che è un curvone a sinistra molto, molto veloce, bello perché si fa tanta piega, è molto lungo, si sta tanto piegati, deve cercare di uscire forte, che si arriva sull'ultimo rettilineo, si taglia il traguardo e poi c'è subito una staccata fortissima per un tornante, una curva stretta a sinistra, dove molto importante non arrivare lungo perché bisogna andare subito sul gas, perché ti porta in queste due curve in salita a destra, veloci, la seconda cieca, molto belle, dove si fa una bella percorrenza, poi cambio di direzione, si entra forte nella curva 4, poi curva 5 si frena da piegato, quindi è molto difficile controllare la moto. Accelerazione, uscita che porta la curva 7, che è molto difficile perché si deve fare da tutto piegato ed è un'altra curva destra piuttosto stretta. Subito sul gas, attenzione a non far impennare la moto, breve rettilineo e poi staccata molto impegnativa in discesa, per questo sorta di cavatappino in discesa molto stretto, destra-sinistra. Poi si deve tirare sulla moto veloce e cercare di non farla spinnare per questa curva a sinistra velocissima, cieca, molto lunga, molto tecnica, molto bella. Altro rettilineo che piega leggermente a sinistra, si mette fino alla quinta per poi arrivare in questa staccata in discesa molto difficile per questa curva a sinistra in seconda marcia. Cambio di direzione, curva a destra veloce che si fa in terza marcia e poi si arriva a un'altra staccata difficile in discesa per questa S molto lenta, che è importante perché dall'uscita ti porta al back straight, che è il rettilineo più lungo in discesa, dove si arriva a 340 all'ora, si tira fino alla sesta e si entra nell'ultimo curvone a sinistra, che è una curva molto difficile, molto interessante, perché si sta tanto piegati, si fanno delle gran pieghe e bisogna cercare di uscire più forte possibile per lanciarsi sul front straight e tagliare il traguardo. Quindi ragazzi, adesso sta a voi, vediamo se mi riuscite a battere. Ciao.